un'Italia che va, nessuno ormai la ferma più. Un'Italia che va, nessuno ormai la ferma più. Salve a tutti i nostri radioascoltatori e telespettatori a questo appuntamento con la rubrica E l'Italia che va. Siamo in compagnia del sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina, e con il nostro amico giornalista Pietro Cusati di Sassano. Buonasera sindaco Lamattina. Buonasera, buonasera a te e a tutti i radioascoltatori. Buonasera sindaco. Buonasera Pietro. Buonasera Francesco, buonasera ai nostri ascoltatori. Benissimo, allora oggi vogliamo parlare di comuni virtuosi e precisamente del comune di Caggiano con il nostro sindaco dottor Modesto Lamattina. Sindaco, per l'ennesima volta siete state premiate come comune riciclone dalla Lega Ambiente per essere uno dei comuni virtuosi che ha raggiunto il 71%, quasi il 72% della percentuale di riciclo all'interno del territorio comunale. Ci racconti un po' questo grosso merito che ha raggiunto il comune, da dove nasce e gli sforzi che l'amministrazione insieme alle sue concittadine ha dovuto fare per raggiungere questo risultato? Beh, diciamo che partiamo da molto lontano. Come comune noi dal 2011, ormai un po' di anni fa, che stiamo attuando la raccolta differenziata. Abbiamo raggiunto nel 2018 il miglior comune free, nel senso in tutta Italia, quello che raccoglieva meno rifiuti. Infatti l'obiettivo nostro è quello non tanto di aumentare il riciclo, ma di diminuire proprio la produzione di rifiuti, come sono gli obiettivi dell'Unione Europea. Non solo, siamo stati riconosciuti anche come uno dei migliori comuni in Italia dall'ISPRA per quanto riguarda il costo di gestione, nel senso che i cittadini di Caggiano pagano solo 100,49 euro per ogni abitante per la raccolta dei rifiuti. È tutta un'operazione. Qual è la media nazionale invece? Ma se non erro la media nazionale è intorno ai 170 euro ad abitante. Nord, 192 più, nazionale. 192, sì, infatti è quasi la metà quello, sì, di Caggiano. In realtà il nord si parla di 170,27, il centro Italia intorno a 2,28, il sud 202, quindi voi siete al di sotto della metà della media nazionale, quindi siete veramente virtuosi all'ennesima potenza, si può dire. Complimenti sindaco per questo. Grazie. Per questo record. Eh sì, perché comunque poi si percuote sulla TARI, sulla tariffa che facciamo pagare ai nostri concittadini, perché meno spendiamo, meno pagano i nostri cittadini. Naturalmente questo è perché c'è una lunga gestione, diciamo, virtuosa. Noi diamo dei premi, per esempio, con abbattimento del 25% per chi non conferisce l'umido che chi abita nelle campagne. Così evitiamo di far girare inutilmente i nostri mezzi e abbiamo meno, abbiamo una persona in meno per quanto riguarda la raccolta. Ecco, sono vari punti, oppure premiamo chi sempre nel centro storico, per esempio, non conferisce sempre l'umido, perché sappiamo la frazione unica, la frazione organica, è quella che ci costa di più per il riciclo. Ecco, sono tutte metodologie che abbiamo affinato durante tutti questi anni. Quindi sindaco, lei mi ha anticipato una domanda. Io le stavo per chiedere qual è stata la medicina, se così possiamo dire, che ha fatto sì che i vostri concittadini di Caggiano raggiungessero questo risultato. Quindi lei ha usato una sorta di premio come medicina affinché il cittadino contribuisca anche a favore di se stesso alla riduzione dei costi, portando meno lavoro all'ente amministrativo, giusto? Esatto, e non solo, anche cercando di evitare evasioni. Abbiamo una percentuale bassissima di evasione sulla tariffa, sulla TARI. Questo che significa? Il famoso motto pagare tutti per pagare meno. Certo. Ecco, lotta all'evasione, gestione virtuosa e politica attenta. Sì, sindaco, questo vostro record diciamo che è convalidato da un importante istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, cioè l'ISPRA, che è un ente pubblico, è così.
Esatto, un ente pubblico, praticamente fa parte del Ministero, controllato dal Ministero dell'Economia e sono dei dati oggettivi. Ma questo, ripeto, è solo un tassello della nostra politica qui a Caggiano. Io sono per 10 anni, ho fatto l'assessore, per 5 anni il vice sindaco, gli ultimi 5 anni come sindaco. Diciamo è un percorso che stiamo facendo fare a Caggiano, la nostra comunità, e di questo ne vado fiero, perché ci sono raggiunti punte non solo per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, ma per esempio abbiamo l'eccellenza della mensa, siamo stati premiati più volte dal Ministero dell'Ambiente, perché abbiamo la mensa a metro zero e a rifiuti zero, nel senso che sono i genitori che apportano i propri prodotti della terra per far mangiare i prodotti della terra di Caggiano ai propri bambini. Ecco, sono obiettivi che sono stati raggiunti dopo un lungo lavoro, perché questo lavoro è stato fatto insieme all'ASL, insieme all'Università della Basilicata e quant'altro, tutto tracciato, e siamo diventati un modello virtuoso. Ecco, anche un esempio per gli altri comuni il signore, e non solo della provincia di Salerno, è così, sindaco? Sì, noi ci ammettiamo tutta. Basti pensare, con i fondi PNRR siamo il comune in provincia di Salerno che ha avuto più finanziamenti. Infatti attualmente ci sono tanti cantieri, di questo ne chiedo scusa ai miei cittadini, per le inevitabili disagi. Abbiamo tanti cantieri aperti, da quello del polo dell'infanzia per oltre 5 milioni di euro, alla nuova mensa per 500.000 di euro, alle strade, alle fognature, al costone roccioso, al belvedere, ma abbiamo tantissimi cantieri, al nuovo comune per farlo diventare sismicamente adeguato. Ecco, già stiamo mettendo tutta. Quindi, sindaco, si può parlare che Caggiano e l'amministrazione, nonché i cittadini di Caggiano, sono virtuosi a 360 gradi, quindi state puntando molto sull'ecosostenibile e quindi sull'economia poi dell'ente amministrativo, perché poi è la ricchezza dell'intera comprensorio comunale, dico bene? Esatto, non solo, domani abbiamo proprio il consiglio comunale dove approveremo l'ennesimo bilancio inattivo, nel senso che abbiamo anche un bilancio virtuoso, non abbiamo debiti nei confronti di enti sovraccomunali, cioè veramente gestiamo il nostro comune come fosse la nostra famiglia, e questo probabilmente dopo tanti e tanti anni, dopo decenni, ecco il risultato. Caggiano, che popolazione fa in realtà? Siamo al di sotto dei 3.000 abitanti, siamo 2.670 abitanti, però ripeto, stiamo cercando, il nostro handicap purtroppo, come tutti i comuni dell'entroterra, è lo spopolamento. Noi purtroppo siamo coinvolti in questo spopolamento, ma cerchiamo di arginarlo. Per esempio, partirà settimana prossima il nuovo bando per dare dei contributi a chi trasferisce fino a 5.000 euro, chi trasferisce la residenza a Caggiano, chi apre una nuova attività con altri 5.000 euro, un sussidio di altri 2.000 euro per l'innovazione per le aziende che sono su Caggiano. Ecco, certamente parliamo di piccole cifre che però possono aiutare. Certo. Sindaco, perché un turista dovrebbe venire a Caggiano? Che cosa c'è di importante? Beh, Caggiano sta diventando, grazie alla Fondazione Morra, di Giuseppe Morra di Napoli, il punto di riferimento internazionale per quanto riguarda l'arte contemporanea e l'arte moderna. Abbiamo aperto l'anno scorso la mostra su Vettor Pisani, che è il principale esponente della transavanguardia. Fra poco inaugureremo l'archivio del Teatro Living direttamente da New York. Stiamo investendo sul nostro castello normanno, su Alan Lomax. Abbiamo un cartellone di eventi estivi veramente che ci ha fatto apprezzare e fatto diventare molto popolare. E ripeto, noi ce la stiamo mettendo tutta, l'obiettivo è ambizioso, ma noi ci crediamo. Sindaco, io vi faccio i complimenti, anche perché durante il Covid voi avete donato dei macchinari all'ospedale di Porla. Sì, durante il Covid purtroppo noi siamo stati
presi di petto dal Covid, siamo stati entrati subito in zona rossa già a marzo del 2020, però abbiamo la fortuna di avere una grande protezione civile della Gopi Ampas. Abbiamo donato una barella biocontenitiva all'ospedale di Polla, abbiamo creato con le nostre attrezzature, aiutando a creare il reparto Covid, abbiamo montato le nostre tende davanti all'ospedale, quelle erano del comune di Caggiano, l'ospedale di Polla, abbiamo dato dei container per l'assistenza sempre ai malati, ai positivi, e abbiamo fatto un lavoraccio, questo sì. Bene, io sono stato nel castello per un corso organizzato dal nostro ordine dei giornalisti, complimenti è anche un paese molto accogliente, sindaco. Grazie, noi siamo reduci da un sabato e una domenica sempre al castello, perché sabato abbiamo festeggiato 10 anni del centro di accoglienza. Noi abbiamo un centro di accoglienza che è veramente un fiore all'occhiello, dove facciamo veramente integrazione ai ragazzi richiedenti asilo. Poi domenica abbiamo fatto una bella manifestazione per quanto riguarda una sfilata di moda, per quanto riguarda la moda contro la violenza di genere, organizzata insieme al consorzio sociale. Ecco, stiamo cercando di rivitalizzare anche la vita sociale qui a Caggiano, offrendo tanti eventi. Sindaco, che cosa state facendo per i giovani in particolare? Ripeto, per i giovani basti pensare non solo per quanto riguarda il divertimento, basti pensare che noi abbiamo una palestra scolastica rimodernata, abbiamo avuto un finanziamento di circa 150.000 euro per l'efficientamento energetico. È diventato il punto d'incontro per i nostri ragazzi. Ogni sera ci sono i corsi di karate, i corsi di pallavolo, di pallacanestro e quant'altro. Non solo, è diventato anche un punto di riferimento per il centro sociale anziani. Noi abbiamo un bel centro sociale anziani che organizza una ginnastica dolce frequentata da oltre 50 anziani, dove ripeto, si ritrovano per fare questa ginnastica dolce. Abbiamo il campo sportivo per quanto riguarda, che è uno dei pochissimi omologati. Ultimamente l'abbiamo anche rifatto l'impianto di illuminazione, omologato per anche le partite in notturna, cioè le erbe sintetiche e quant'altro. Abbiamo inaugurato, tra poco inaugureremo anche due aree fitness per quanto riguarda, ecco, questo la parte svago. Per quanto riguarda poi naturalmente gli investimenti, diamo questi contributi per iniziare delle attività a Caggiano. Ripeto, diamo assistenza a questi ragazzi affinché rimangano qui sul territorio. Tra l'altro a Caggiano, sindaco, esce anche un bollettino parrocchiale, La Voce Amica. Sì, Voce Amica, che sì, sì. Da Don Vittorio La Mattina, mio zio. Esatto. Sì. Che per oltre 60 anni che ora il nuovo parroco sta portando avanti, che è un legame con i nostri gruppi di emigranti, soprattutto all'estero. Noi abbiamo veramente delle grandi comunità all'estero, negli Stati Uniti, in Argentina, in Venezuela, in Germania, ed è questo giornale che li lega ancora al nostro territorio. Sindaco, il messaggio che vuole dare a chi ti ascolta, ai suoi colleghi sindaci, per fare in modo da prendere, come dire, come modello il comune di Caggiano? Allora, io non voglio dare insegnamenti a nessuno. Un suggerimento, totalmente, più che un consiglio, insomma. Il metodo è quello di veramente di avere un obiettivo, anche ambizioso, e di cercare di raggiungerlo, naturalmente facendo una programmazione pluriennale, perché purtroppo, diciamoci la verità, nei nostri comuni molto spesso si cambia ogni 5 anni, non fa tanto bene alla programmazione pluriennale, perché ripeto, per raggiungere gli obiettivi ci vuole una programmazione pluriennale. Bene, Francesco, vuoi chiedere altro, sì, al sindaco di Caggiano? Sì, voglio fare una domanda al sindaco, un po' che usciamo fuori da quello abbiamo parlato di pregi e di elogi per quanto riguarda la comunità di Caggiano. Purtroppo, tu sai, Pierino, non so se sei nella conoscenza, noi come Voce del Meridione siamo molto attenti sia ai problemi legati alla sanità che a quelli della viabilità. Per quanto riguarda, lei ha toccato il tasto dello spopolamento, com'è la situazione viabile sul territorio? Perché qualche tempo fa eravate stati un po' penalizzati anche da questo problema. Oggi com'è la situazione? Beh, devo dire la verità che la provincia di Salerno è stata molto vicina con il cambio di presidenza con Franco Alfieri.
devo dire la verità, ci sono stati grossi investimenti da parte della provincia, perché noi abbiamo due grandi arterie provinciali. La provincia ha investito oltre 500.000 euro per il miglioramento della sicurezza. Sì, infatti. Non solo, l'ANAS sta portando a compimento, purtroppo noi abbiamo da un anno chiuso la SS19 Ter, che collega Buccino con Polla, per la messa in sicurezza dei due ponti. Purtroppo questi due ponti dovevano essere per forza chiusi per affrontare questi lavori di messa in sicurezza. Si stanno completando i lavori dopo un anno veramente di penitenza da parte dei nostri cittadini, ma l'obiettivo è stato raggiunto. L'ANAS ha messo a disposizione circa 20 milioni di euro per migliorare questa viabilità e sembra di vedere l'alba. Il problema purtroppo nelle nostre aree è che delle volte è la grossa burocratizzazione che limita molto il disbrigo di lavori che si possono fare in minor tempo. Il presidente Alfieri è molto conoscitore del territorio della provincia di Salerno, è sempre presente e ha preso a cuore molte iniziative. Delle volte però il suo impegno poi viene limitato da problematiche burocratiche. Questa è la pura verità. Lei ha toccato in pieno, qual era l'argomento. La ringrazio, sindaco. Prima di concludere, Francesco, volevo chiedere al sindaco, e proprio ieri c'è stata, come dire, la prova per l'aeroporto di Salerno. Ovviamente questo è, anche per il nostro territorio, è importante, sindaco. Sì, è una grande opportunità, veramente una grande opportunità, soprattutto poi se si fanno le connessioni con la rete ferroviaria, con il miglioramento della viabilità, perché attualmente la viabilità lascia un po' a desiderare per raggiungere l'aeroporto, ma il punto di svolta credo che sia la combinazione fra aeroporto di Salerno e l'alta velocità. Caggiano, il territorio di Caggiano, tutto il territorio di Caggiano per circa 8 km sarà una lunga galleria che collega Buccino con Polla. Speriamo che avvenga veramente questa alta velocità anche per il nostro territorio, venga raggiunto dall'alta velocità. Sindaco, io su questo argomento spesso divento scettico, perché ho un grosso timore che divento un'altra Salerno Reggio Calabria. L'unica verità è questa, anche se i propositi ci sono e sono positivi, e che riescono finalmente a dare al Vallodidiano il giusto apporto, perché poi alla fine è un territorio che è isolato completamente a livello ferroviario e limiterebbe moltissimo anche il traffico veicolare, quindi su gomma, che sappiamo tutti i pro e i contro che apporta. Con tutte le criticità, criticità. Sindaco, ma per quanto riguarda l'autonomia, c'è da preoccuparsi? È molto da preoccuparsi. La verità, sono stato a Roma insieme agli altri sindaci, agli altri 200 sindaci, per protestare insieme a De Luca per questa tipologia. Noi siamo per l'autonomia, ma non questo tipo di autonomia che penalizza soprattutto i territori più poveri, che sono i nostri. Ecco, siamo per l'autonomia, assolutamente sì, però non questa autonomia che ci danneggia solo esclusivamente le regioni meridionali. Sul fattore scolastico come siete posizionati? Allora, sul fattore scolastico noi avevamo un istituto comprensivo che raccoglieva il comune di Caggiano, di Auletta e di Salvitelle. Con questa molto discutibile riforma da parte del governo, praticamente siamo stati accorpati all'istituto comprensivo di Polla. Noi abbiamo fatto ricorso al TAR e siamo in attesa. Quindi anche voi siete stati penalizzati su questo? Sì, siamo stati penalizzati, nonostante fossimo riconosciuti come comuni di montagna, e come comuni di montagna nei criteri stabiliti dalla legge c'è proprio la salvaguardia delle autonomie. E purtroppo malauguratamente ha fatto questa legge il governo, che non riesco a capire quali sono i risparmi, se non quello di penalizzare ancora una volta i comuni interni. Sì, infatti. Bene. Sindaco, complimenti per la sua gestione virtuosa. Invitiamo i nostri ascoltatori a visitare Caggiano.
Grazie, 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 gentilissimo come sempre. Sindaco, la ringrazio per averci dedicato questi minuti per parlare di Caggiano, per parlare della medicina usata per diventare virtuosi e per le iniziative che ha sviluppato in passato e che sta portando avanti al fine di poter sempre migliorare la vivibilità del comune di Caggiano per i suoi concittadini. Grazie di tutto. Grazie, è un caso grazie. Unico in Italia, caro Francesco, caro sindaco. Non dire così, grazie, mi fai emozionare, dai. Grazie. Grazie a lei, alla prossima, sindaco. Grazie. Buona serata. Grazie. Buona grazie. Serata. La voce del meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato.